Buongiorno Fausto, cosa facciamo qua in montagna? Siamo qua al pascolo, per pascolo si andrà poi in alpeggio, via di qua andiamo in alpeggio con le mie 30 vacche da latte. Vado a produrre formaggio sull'Alpe di Agaro e Pujala, che si produce Pujala prodotto anche Bettelmatt, marchiato Bettelmatt. Qui è un prealpeggio, si preparano gli animali, che così quando arrivano già in quote più alte sono più in forma. Bene, bene, ma quanti litri ci vogliono per fare una forma di formaggio? Ci vogliono come minimo 50 litri di latte per fare una forma da 5 kg, via. Ho capito. E ogni mucca quanto produce? Fuori così, se una mucca produce 10 litri di latte al giorno è già una bella produzione. Almeno, dopo dipende dal tempo, dall'erba, dal caldo, dal freddo, un po' da tutto. Comunque una media di 10-12 litri al giorno è già una bella media. E quindi mangiano solo erba senza nient'altro, almeno quando sono qui? Quando sono fuori qui solo erba e acqua. Non sentire, per noi non gli diamo niente, solo erba e acqua. Quindi la produzione non è spinta, per quello che sono solo 10 litri, diciamo, però sì, sicuramente la produzione va solo, dipende dall'erba che c'è nell'annata, perché c'è annate che c'è l'erba migliore, l'annate che c'è l'erba peggiore, cioè meno buona, via. Adesso ci avviciniamo, vediamo un po' che riusciamo a fare un primo piano.